Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti in questo nuovo unboxing dedicato al loot gaming del mese di agosto. Molti di voi hanno fatto battute sul fatto che si chiami loot gaming, io sono Elite Gaming, ma no, non l'ho scelto io il nome e loro lo garantisco. Non volevo fare una battuta dicendo loot gaming, chiariamo sta cosa prima che si confondano le idee. In ogni caso, due annunci prima di incominciare, anzi tre. Primo, è la seconda volta che sto facendo questo video. L'audio si è sfanculato, grazie Windows o grazie webcam, non so di quale dei due sia la colpa. Si è sfanculato, quindi lo sto rifacendo da capo. Motivo per cui ho già aperto la confezione e so già cosa c'è al suo interno. Seconda cosa, ho aperto un canale Telegram. Senza dubbio è il metodo più veloce per tenervi aggiornati sulle novità del canale, quando vado in live su Twitch, quando pubblico un video. Quindi trovate il link in descrizione, è comodo, ve lo garantisco. Terza cosa, loot gaming del mese di agosto. Il tema era mecha, quindi Borderlands, Bioshock, Lawbreakers, Destiny, che probabilmente è quello che vi interessa maggiormente, e Deus Ex Mankind Divided. Mi sono fatto spostare da Loot Crate a Loot Gaming perché per il mio pubblico, per voi e per interesse personale, i contenuti mi interessano maggiormente. Essenzialmente, Loot Crate è l'azienda, inizialmente c'era solo il servizio base che comprende serie TV, film e via dicendo. Poi sono nati altri servizi, Loot Anime naturalmente per gli anime, Loot Gaming per i videogiochi e via dicendo. Anche qui. Ho deciso così di farmi spostare a questo servizio qua che a mio parere è più interessante sia per me che per voi. Inoltre, prima di incominciare, voglio ricordarvi che se voleste iscrivervi a questo servizio o a qualsiasi servizio offerto di Loot Crate, in descrizione trovate il mio link e il mio codice sconto. Utilizzateli assieme e potrete avere accesso a un piccolo codice sconto del 10%, che alla fin fine è meglio che niente. Quindi iniziamo, già aperto la confezione. E questo è quello che vediamo al suo interno. Settimana scorsa un ragazzo mi aveva chiesto di mostrarvi l'interno della confezione prima di parlarne ed è quello che sto facendo. Quindi, iniziamo subito dalla maglietta, che è a tema Destiny, originale del Bungie Store, messa in collaborazione, qua vedete, in esclusiva in collaborazione con Loot Gaming, ed è una maglietta molto molto bella. E il problema è che è una taglia S, io porto almeno la M. Di solito quando si compra da cliente, selezioni, ti arriva la maglietta giusta e eventualmente cambiano. Io mi sono fatto spostare dal lato partner, da Loot Crate a Loot Gaming. Magari c'è stato un errore di trascrizione per la taglia della maglietta, ma vabbè, mi va giusta, mettiamola così. Se non ingrosso di più, mi va. In ogni caso, è una t-shirt molto bella. Sono contento, dopo tutto. Non sapevo cosa aspettarmi per Destiny, onestamente. È una maglietta, viste tutte quelle belle che ci sono, mi va più che bene. Poi, proseguendo, per Lawbreakers, che onestamente non ho idea di cosa sia, ho soltanto sentito nominare, vedete qui, Lawbreakers, questo cappellino qua, regolabile tra l'altro, che terrò per il resto del video. Non sono un amante dei cappelli, mi sento un po' coglione, lo confesso, ma vabbè. Dovrò pure sputtanarmi un po' in questi video. Poi, la spilletta, eccola qua. Tema Mecha. Mecha o Mecha, non ho mai capito come si pronuncia esattamente, penso Mecha, ma non ne sono sicuro. Comunque, devo dire che anche che le spillette del Loot Gaming mi piacciono maggiormente. Poi, action figure di Deus Ex Mankind Divided. Ok, adesso vi apro anche. Tecnicamente avevo già aperto, vi avevo già fatto vedere, ma voi non lo sapete. Ed è esattamente come vi dissi prima nella replica che ho cancellato. Tecnicamente questa è la replica, però è tutta ancora imbalsamata, c'è altro scotch e devo sbatti toglierla. Comunque qua si vede bene, è abbastanza bella come action figure, devo essere sincero. Non sono un grande amante di Deus Ex, o meglio, non l'ho mai giocato. Sono anni che ho installato sul mio PC Human Revolution, pagato 80 centesimi durante i saldi di Steam, mai avviato però, francamente non ne ho mai avuto il tempo. Diciamo che i giochi del genere mi piace avere tempo, giocarmeli, passarci ore, non una mezz'oretta oggi e una chissà quando. Se non avessi un canale probabilmente avrei tantissimo tempo libero in più, ma vabbè, si fanno le proprie scelte. Poi, questo invece è per Borderlands. Adesso ve lo mostro e vi dico esattamente anche che cos'è. È arrivato comunque ben impacchettato, come potete vedere. E il contenuto di questa confezione sarà, calma, ci siamo quasi, un bellissimo magnete. Dicevo, un bellissimo magnete apribottiglie di Claptra. Qua dietro potete vedere la licenza ufficiale e i magneti. Ed è veramente figo come oggetto. Nulla di che, per l'amor del cielo, però è utile, c'è cioè un'apribottiglia, alla fine serve tanto. E dai, onestamente, chi non vorrebbe sul proprio microonde frigorifero, quel cazzo che volete di metallo, un bellissimo claptrap apribottiglie? Io lo vorrei. Quindi, riponiamolo qui, sperando di non farlo cadere. L'ultimo oggetto di questa confezione sarà questa pezza. Pezza? Non so ancora come si chiamino in italiano. Toppe? Pezze? Vabbè, in ogni caso di Big Daddy, quindi di Bioshock.
molto carina e molto particolare. Per il resto poi c'è, come al solito, la rivista che nessuno legge mai, che spiega essenzialmente quello che c'è all'interno di questa confezione, quindi diciamo qualcosa di superfluo per chi ha già capito cosa c'è. In ogni caso, questo unboxing flash è andato un pochino più veloce degli altri perché, come vi ho detto, sapevo già cosa ci fosse all'interno, quindi sapevo già anche cosa dirvi. Oltre al fatto che, essendo Loot Gaming, contiene anche oggetti appartenenti a brand che conosco maggiormente, di cui posso parlare liberamente. Diciamo che con Loot Crate spesso accadeva che c'erano magliette, ad esempio, di film che non ho mai visto, piuttosto che di serie TV di 20 anni fa che ovviamente non conosco, o anche recenti ma che semplicemente non seguo. Diciamo che nel complesso ho trovato questa confezione, questo servizio più interessante. Per quanto riguarda il costo, che non vi ho ancora detto, è sui 35 euro, 5 euro in più del servizio normale, ma parliamoci chiaro. La maglietta di Destiny sul Bungie Store costano 20 dollari più spedizione. Un action figure, 10-15 euro, li porta via. Motivo per cui vi sto mostrando che praticamente il costo viene completamente ripagato, anzi si guadagna anche di più di quello che spenderemo noi acquistando i singoli oggetti. In ogni caso, i temi del prossimo mese saranno: per Loot Crate normale il tema sarà la velocità, speed. Conterrà Arrow, Batman, Iron Man e Flash. Che non so esattamente cosa c'entrino, ad esempio, Batman e Arrow con il tema speed, ma piccoli dettagli. Essenzialmente serie TV e film dei supereroi. Tra parentesi, Iron Man 2, non Iron Man in generale. Per quanto riguarda invece la Loot Gaming, il nome del tema dovrebbe essere Battlegrounds, non ne sono sicuro. Comunque conterrà Dark Souls, Dead Rising 4, Gears of War 4 e Fallout 4. Quante volte 4? Mamma mia. Tema molto interessante e sinceramente non vedo l'ora che arrivi il prossimo mese. Sono curioso di vedere cosa conterrà quella confezione. Prima di salutarci però vi voglio ricordare nuovamente che se voleste iscrivervi a questo servizio, in descrizione trovate un link e un codice sconto. Utilizzate quel link con quel codice per potervi iscrivere e avere accesso a un piccolo sconticino del 10%, che anche se poco, non fa mai male. Detto questo, io vi ringrazio per la vostra attenzione. Con questo appuntamento noi ci sentiamo il mese prossimo, fine ottobre circa, a tempo che mi arrivi questa confezione. Vi invito a lasciarmi il vostro feedback, un voto, un commento, iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!